Vi anticipo, perché sicuramente direte, ma un unboxing fatto in cucina. È vero. Perché come vedete alle spalle c'è una cucina. Questo non è fatto a caso. Siccome noi trattiamo comunque argomenti culinari. Questi sono i famosi unboxing in cucina. By Restaurant Discover. Pronti qua ragazzi, siamo qua col nostro primo unboxing. Abbiamo fatto degli upgrade per cercare di migliorare la qualità video con delle attrezzature nuove. Esatto, con delle attrezzature nuove. Con questo noi vogliamo andare a stabilizzare meglio l'immagine. Vabbè, lo apriamo? Apriamolo, dai. E attenti voi da sopra. Ecco qua. Allora, sacca da trasporto. E allora vediamo, mi sembra abbastanza morbida. Vediamo dentro com'è, se è un po'. È rinforzatina, piccolina. Sì, ha un attimo di polistirolo. Di spugnetta dentro. E questa è così, e fin qua ci siamo, appoggiamola con delicatezza. Arriviamo al pezzo forte, ragazzi. Guarda i colori che esplodono dentro questa scatola. Che si abbinano con le luci che vedete dietro, non so se vedete queste finezze. Vorrei soltanto farvi sentire, anche se non posso, il rumore che fa sfiorando. Beh, puoi farglielo lo stesso sentire. Sfiorando la fibra di carbonio. Sentite. Rumore di qualità. Mettiamo via il cartonato qua. Dai qua. Allora, ovviamente avete capito, è una Steadicam. Comunque non volevo dirlo, ma neanche a farla apposta, gli inserti della Steadicam sono addirittura in abbinata al colore della mia maglietta. Passiamo al prossimo pacco. Eccolo qua il pacco. Magia, eh? Questo diciamo che è un po' grandicello rispetto all'altro. Ma questo è lo scotch, Luca. Apriamo, hai un coltellino o qualcosa? Allora, il coltellino ce l'abbiamo, siamo attrezzati. Adesso non so da là se si vede, facciamo vedere anche così. Giusto per fare un po' di pubblicità gratuita, no? Tanto non ci paga nessuno. Siamo poveracci. Unboxing del coltellino. L'unboxing addirittura. Cioè, chi è che fa l'unboxing del coltellino per tagliare il pacco? Ecco l'apertura. La marca, non so se la leggete qua, è al contrario da quella parte vostra, no? Giusta. Zion. 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 Guardate che bel paccone che c'è qua dentro. Anche questa. Anche questa sopra c'è il pacco nero. È tutto chiuso da dentro, la convenzione. Tutto dentro. Io sbircio un attimo. Comunque. Allora, io tengo la scatola, vai. Oh, via, via. Sì. Sa di nuovo, sa e di anche nuovo. Sa di magazzino. No, aspetta. No. Sa di fondo di magazzino. Sa di tonno. Ah, e comunque vende a Singapore. Vende a Singapore, no. Dopo il video dei biscotti alla canapa, tutti ci hanno detto: Luca, ma il parmigiano reggiano non si fa? Non si fa? Con il latte di capra. Tu che fai recensioni? No, che non faccio recensioni, attenzione. Allora, volevo scusarmi, era il momento in cui sparavamo tante cagate e cioè sia io che Stefano sappiamo che comunque il parmigiano reggiano si fa con latte di asino. Esatto. Via con le cerniere. Guarda, rifacciamolo. E va giù, questa non si apre neanche. Ma quindi come si apre di lato questa? Primo pezzo, ecco, così voi non vi diciamo neanche cos'è. Esatto. Vediamo se lo sapete, se capite. Allora, vediamo se capite cosa sono queste cose chiuse in un nylon proveniente da qualche nazione estera. Siamo già a due pacchi uguali, mettiamoli di là. Dopo qua dentro abbiamo un pacco bianco, l'altro pacco bianco, un altro pacco bianco leggermente più lungo, l'altro pacco bianco,
leggermente più lungo. Quindi direi... praticamente facciamo unboxing su unboxing di coltelli che fanno unboxing di unboxing. Qua comunque non volevo dirlo, ma sembra il mercatino dell'usato. Abbiamo dato di quella roba che non so. Allora, facciamo così. Apriamo un pezzo per tipo, tanto sono tutti uguali, sono a copia perché sono due. Così dopo vi facciamo capire cos'è tutto questo anfratto di roba. Allora, fa un certo che di rumore. Ne andiamo a vedere cos'è sta roba. Si apre anche di qua, Luca fammi l'assistente. Così lo sfiliamo per bene. Eccolo, eccolo, eccolo. Così lo butti fuori. Lo butto fuori spingendolo io. Allora, questo cosa mai potrebbe essere? Ve lo dico io. Questo è uno stativo che fa una cosa. Cioè, eccolo. Eccolo. Eccolo qua. Dopo vi fermo a vedere cos'è tutto questo anfratto di roba. Questo a posto, direi che è ingombrante, lo appoggiamo qua. Ditemi voi, sta roba qua, cosa potrebbe essere chiusa in questo coso di polistirolo qua? Sembra tipo le vaschette gelato della gelateria. Vai di scoccetto. Di scoccetto. Mi sa che questa è la lampadina a neon arrotolato più grande che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Cioè, è grande quanto la mia testa. Qua si può dire, ho un'idea, una lampadina. Allora, questa è un 80 watt 5500K. Apriamo l'ultimo. Ma non per questo meno importante. Che anche questo è chiuso dentro un'altra custodietta con un manichetto qua che secondo me potremmo farlo in centro perché uno va via così, vabbè. Non ha tanto senso. Sì, è quello effettivamente. Altre cose dentro la... Questo sa... Vai, da cos'è che sa? No, semplicemente, non dico cagate, però... Sa di tonno. Sapete cosa sa? Ah, se non so dove siete qua e là, cos'è il mappaluna, comunque i gonfiabili. Quando apre la stagione dei gonfiabili, il primo giorno in cui andate là e quindi è chiuso da una stagione, dentro sa da sta roba qua. Sai da cosa sa? Dall'incisivo che va la balena gonfiabile. No, l'incisivo! No? Il molare! Il molare, Dio! Sa da molare della balena. Questo è un anfratto enorme. Praticamente qua ci andrebbe la... Vabbè, ok, vi diciamo cos'è. Queste qua sono, non so se avete capito, sono, è una coppia di softbox. Cioè vuol dire che sono delle scatole morbide. No? No, e siccome abbiamo sempre, l'avrete visto anche voi, però facciamo un po' fatica a star dietro alle luci. Infatti forse adesso, forse abbiamo una qualità leggermente migliore di luce. Perché un pelo, però. Ci siamo messi un'ora a impostare le luci qua dentro di casa alla fine. E quindi avevamo pensato che l'upgrade, il secondo, momentaneo migliore da fare era appunto aggiungere delle luci. Questo, finendo, concludendo, sarebbe la parte che si mette davanti al softbox, chiuso e acceso. Allora, questa comunque adesso è la qualità che vedete com'è attuale. Ora montiamo in, speriamo poco tempo, questi softbox e vi facciamo vedere com'è la qualità. Luca, batti le mani così dai, dopo il battito è tutto montato. Vai col battito. Bene, direi che luce ce n'è. Dite luce voi cosa ne dite. Esatto. E comunque adesso abbiamo appoggiati appena così giusto per vedere la differenza. Se col tempo capiamo bene come va messo, sì, come, tutto quanto, come direzionarli e quant'altro. Esatto. Bene ragazzi, allora il video finisce qua. Questo è stato un unboxing dei nostri primi acquisti. Esatto, dei nostri primi acquisti. Noi ci vediamo sempre settimana prossima, mercoledì ore 12.00 sul canale con un nuovo locale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividetelo su Facebook, like ovunque sulla pagina e anche il segui su Instagram. Esatto. Luca, Evono, andiamo.